Ciao ragazzi, allora nuovo video, questo sarà un video haul. Era tantissimo tempo che appunto non registravo questa tipologia di video, ho tantissimi prodotti accumulati, non vedo l'ora così li inizio ad utilizzare. Come prima cosa sono passata nella bioprofumeria della mia città, sono andata questa volta non da Eco Armonie, che appunto è la mia preferita, ma sono passata sia da un nuovo negozio che è aperto a Frosinone che si chiama Bio Make Up e ho preso, oltre che ad un regalo per il patatone, infatti per Pasqua ho deciso di regalargli un piccolo uovo e insieme gli ho messo anche la medusa, quella nera proprio da uomo, di Volga Cosmetici, con cui si sta trovando molto molto bene e che lui, che ha un pigrone, praticamente utilizza tutti i giorni. Vabbè, comunque ho preso questi due burro cacao che sono naturalmente gli addolcilabbra di Alchemilla. Ho ripreso torta di mele, che naturalmente insieme a cannella è il mio preferito, e per questa volta ho deciso di provare anche cocco, che è questo con la confezione blu, ma non mi sta piacendo tantissimo, lo sento un pochettino secco sulle labbra. Vi ho fatto la review degli addolcilabbra, lo trovate nel canale, ma poi ve la linko anche giù nell'info box. Dall'azienda Erbolinea ho ricevuto un pacchettino, ma stavolta non si tratta di cosmetici neanche di make up, ma di profumi per ambienti. Però non sono semplicemente dei profumi per ambienti classici che si trovano comunque dappertutto, sono diciamo adatti soprattutto alle persone allergiche e per evitare appunto inalazioni nocive. L'intenso Om Terre, che praticamente è un profumo per ambienti, infatti si spruzza ed è buonissimo, ma anche per armadi e tessuti, è identico a Terre d'Hermès. Se vi piace Terre d'Hermès vi consiglio assolutamente questo prodotto Terre, perché è buonissimo e dura tanto anche nell'ambiente. E poi ho ricevuto il classico, ve lo faccio vedere anche da qui, il classico profumatore per gli ambienti con le stecchette nere. Questa è la bellissima confezione, che è contenuta naturalmente nella scatolina, e si chiama Fiore di Melograno. Ha una profumazione fruttata molto molto buona e naturalmente queste stecchettine qui si inseriscono qui dentro e naturalmente vanno a profumare l'ambiente. Io più o meno una volta a settimana le rigiro, di modo che venga sprigionata la profumazione buonissima per tutta la casa. Le sto trovando molto bene, lasciano semplicemente un odore gradevole per tutto l'ambiente. Siamo all'abbigliamento. Come sapete se seguite il canale, ma anche se mi seguite su Instagram, sono stata in crociera e per questo ho fatto un po' di shopping prima di partire, ma anche durante la crociera, e ho preso tantissimi di questi leggings neri. Come vedete sono questi elasticizzati, ho deciso di prenderli in vari negozi di modo che diciamo posso capire quali sono i migliori. Un paio da Calliope, perché ha aperto Calliope qui nella mia zona, due paio da Decathlon ed un paio da Piazza Italia. Quelli di Piazza Italia tendono a essere un po' trasparentini, quindi penso non li ricomprerò più. Quelli di Decathlon intanto mi piacciono perché hanno eliminato la scritta Decathlon che prima c'era qui, e poi non sono trasparenti quanto quelli di Piazza Italia. Sono passata poi da Calzedonia e non ho resistito e ho preso l'ennesimo paio di calzini con i fiocchi, ma stavolta ho preso i calzini a rete con i fiocchi e questo è bellissimo, mi piace tanto, l'ho già utilizzato mi sembra una volta. Parlando ancora di Piazza Italia, il patatone ha deciso di regalarmi, perché non ce la faceva più a sentirmi, l'ennesimo giubbotto di pelle, sempre il classico di Piazza Italia che vi ho fatto vedere anche rosa in un altro video. Sono stata contentissima, praticamente adesso utilizzo solo questo, quello rosa è già passato nel dimenticatoio e viene 29,90 mi sembra. L'altro giorno, in maniera del tutto inaspettata, mi è arrivato questo, cioè ragazzi guardate, questo mega pacco da Lidl, che non sapevo cosa fosse e io speravo fosse una scorta di olio anticellulite della CN Nature, io spero sempre quando mi arrivano pacchi di Lidl che è quello, e invece è stata una cosa ancora più bella perché mi hanno mandato alcuni dei loro solari.
sempre del marchio Sien. Vi anticipo che, visto che in tanti me l'avete chiesto, farò un video su tutti i solari Sien nei prossimi giorni, comunque lo vedrete nei prossimi giorni qui sul canale. Intanto vi faccio vedere brevemente tutto quello che ho trovato, poi naturalmente se può interessarvi, anzi fatemelo sapere nei commenti, ne parliamo bene. Sien San, lozione dopo sole, riduce gli arrossamenti della pelle, yogurt più Celligent, lenitivo e rinfrescante, olio solare spray con texture trasparente, abbronzatura intensa, protezione bassa, FP6, rende la pelle luminosa e vellutata e naturalmente è resistente all'acqua, 250 ml di prodotto. Gel dopo sole aloe vera, 24 ore di idratazione intensa, rinfresca e non unge, spray solare con texture trasparente, FP30, protezione alta, questo in spray è molto comodo. Ed infine abbiamo il Sien San spray solare per bambini FP 50 più protezione molto alta, con 150 ml di prodotto all'interno. C'è questa spazzolina qui, molto molto comoda, si apre, qui c'è lo specchietto. Ho fatto poi un ordine dal sito di Sephora, come potete benissimo vedere, e per questa volta ho scelto la confezione color Tiffany e ho preso questa tinta labbra qui del marchio Sephora, che era in promozione a 5 euro, naturalmente non ha un buon inci, e si chiama Rouge Velouté Sans Transfer Cream Lip, quindi praticamente è una tinta labbra non transfer di queste liquide. La colorazione è la numero 08, questo è il colore sullo scovolino e questo sulla mano, è un colore molto 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 particolare, diciamo che è ottimo da utilizzare l'estate o comunque con occhi molto nude. Ancora da Piazza Italia, in questi giorni ci sono appunto i 10 giorni d'oro e ho preso ben 3 di queste magliette qui, sono praticamente magliette manica lunga, abbastanza lunghe, semplici, ma la particolarità è questo scollo che praticamente, cioè, è la stessa che ho qui con i laccetti. Erano al 50% di sconto, quindi l'ho presa una nera, verde e una celestina. Bene ragazze, con questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere con un commento qui sotto se può interessarvi un video solo dedicato ai solari Sien, quindi vediamo bene gli ingredienti e tutto quanto, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Un bacione, ciao!